dovuto dire quelle cose su di te. Dicevano che ero pazzo. O peggio, non lo sai che ora impiccano la gente per stregoneria? Ieri notte hanno fermato la mia carrozza. Nolger Square, i sacerdoti se ne fregano del rango e di un pezzo di carta del Lord Reggente. Non conosco i tuoi piani e non voglio conoscerli. So che hai trovato l'erede al trono e che lei ne fa parte. So anche che i tuoi dipinti pensano, o parlano, o qualunque cosa facciano. Non ti chiedo di fermarti. So che... Orgogliosa, chiedo soltanto che tu non venga uccisa. Che idiota! Lei non può sentirmi. Che strano. Timsh non nomina se stesso beneficiario del testamento. Tutta l'eredità va a Delilah. Società finanziaria Danford. È in ritardo solo di un mese. Passato se l'è sempre cavata bene. Normalmente non esiterei a inventare un focolaio di peste contro di essa e a confiscare tutti i suoi averi. Ciononostante ha dei legami con la famiglia Boyle e, come sai, ci hanno imposto di non toccarla. La situazione inizia a farsi spiacevole. Temo dovrai appianare la tua disputa con la società in altro modo. Attenzione, la ricompensa non conferisce immunità legale. Yeah.
Padre, sono Arnold. Ho inciso questo messaggio per chiarirti le idee sugli ultimi eventi e tranquillizzarti nel caso ti risvegliassi senza qualcuno al tuo fianco. È debellata, mi sono sposato e sono diventato primo ministro, proprio come hai sempre desiderato. Mio fratello e mia sorella sono con me e stanno bene. Il tuo testamento è stato stilato e approvato. Ti vogliamo tutti bene, madre. Ora torna a dormire, riposa, va tutto bene. Chi sei tu? Posso comprendere la tua curiosità. Sono strana. Ero un'apprendista fornaia nella Dunwall Tower. Da ragazza sono stata amica di Jessamine. Poi in seguito mi sono affermata come pittrice. Ora, evidentemente, sono molto più di quello. Spero che ti soddisfi, perché non dirò altro. Dovrei ucciderti, ma ti darò un avvertimento per amore delle mie sorelle, che un tempo sono rimaste molto colpite da te. Stammi lontano! Sono in arrivo grandi cambiamenti e mi aspetto che tu non interferisca. Ho potere in luoghi che non ti aspetteresti. Riguardo ad Arnold Timsh, fa quel che vuoi. Non mi interessa. Con lui ho finito. Stiamo cercando quella donna? Beh, è una vera stronza. E i suoi dipinti fanno schifo. So che hai i tuoi motivi. Cos'è stato?
Dimmi se vuoi fare la guardia al posto mio. Tutto questo non sarebbe successo se Corvo, quel maledetto, non avesse assassinato l'imperatrice. Alzati subito! Che c'è? Continua a nasconderti. Penso. Dove sei finito? Chiunque abbia informazioni che consentano di trovarla riceverà un numero. Svegli! Mi senti? E ora? Ho visto Talia. Ti aspetta dove ha detto. Zona è sotto isolamento. Ogni individuo non autorizzato è da considerarsi sospetto e deve essere immediatamente eliminato. Thank you.
I nemici del procuratore l'hanno raggiunto. L'hanno giudicato infetto e imprigionato. Come d'accordo, ecco il testamento. Va benissimo così. Forse è meglio. Ti avevo promesso delle informazioni. Allora, mio zio era sotto l'influsso di Delilah. Era la sua ossessione. Tutti sapevano che aveva servito alla torre prima di studiare con Sokolov. Era una pittrice, un artista. Non all'altezza della mia famiglia, ovviamente. Mio zio se ne infatuò. Ma era vecchio. E volle le candele accese tutte le notti. Aveva paura del buio. Una notte andammo da Waverly Boyle per una seduta spiritica. Fu molto divertente. Non sapevamo ciò che facevamo. Credevo che alle sedute apparissero solo i morti. Ma improvvisamente Delilah era lì con noi. Mio zio quasi morì di spavento. C'era, ma non c'era. La vedemmo come se fosse molto lontana, nella vecchia villa Brigmore. Mentre dipingeva, dipinse un nome. Era il tuo, Daud. Non so altro. Spero troverai ciò che stai cercando. Presto me ne andrò. Addio, Daud. Tim si è rovinato. Marcirà a Coldridge sempre che non lo mandino nel distretto sommerso. È poetico, mi sembra. Forse mi sbagliavo, Daud. Allora, sei pronto? Torniamo a casa.